porto al centro dello schermo la presentazione, però prima volevo in qualche modo presentare me stesso e forse fare un po' una precisazione anche rispetto al contributo che Antigone può portare in questa discussione. Io sono Alessio Scandurra, coordino da ormai diversi anni l'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, che altro non è che un gruppo di osservatori, prevalentemente volontari, che vengono autorizzati ogni anno dal Ministero della Giustizia per visitare gli istituti di detenzione. Obiettivo, diciamo, l'oggetto della nostra osservazione, l'oggetto della nostra attività di monitoraggio è soprattutto la tutela dei diritti delle persone detenute. Qui il tema della salute è un tema essenziale, diciamo, anche come poi è un ufficio che diciamo, riceve richieste d'aiuto da parte della popolazione detenuta di tutta Italia. Nell'ambito del nostro lavoro, il tema salute è un tema molto ricorrente, perché la domanda di salute dei detenuti è fortissima. È un tema su cui c'è una grande pressione, ovviamente, quanti poi di voi sono coinvolti nell'erogazione di servizi di salute in carcere. Però è uno dei temi di cui ci occupiamo e non siamo esperti di salute, essenzialmente siamo esperti di diritti umani. Quindi in realtà io il quadro che vi farò oggi, diciamo, le informazioni che ho portato riguardano in parte la condizione di salute delle persone detenute, in parte le condizioni di detenzione delle persone detenute, che ovviamente hanno un impatto anche forte sulle condizioni di salute, sul benessere delle persone detenute, ma anche sulla possibilità e la capacità del sistema penitenziario allargato, diciamo, perché quando si parla di carcere, si parla di un contesto in cui le competenze sono incrociate, multiple. Tenete presente, cioè come certamente sapete, non è l'amministrazione penitenziaria che eroga la cura in carcere, però ha un ruolo ovviamente essenziale per garantire il diritto alla salute dello stesso meccanismo che applica su tutta una serie di altre cose. La persona detenuta ha diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, a percorsi che grazie appunto all'istruzione, alla formazione professionale o al lavoro consentano percorsi di reinserimento, ma non è l'amministrazione penitenziaria stessa che eroga istruzione, formazione professionale. Sono, come dire, è la società civile, siamo tutti noi che gli insegnanti delle scuole o le agenzie di formazione o i medici del territorio si fanno carico anche del carcere. Così funziona ormai da molto tempo il sistema penitenziario italiano e quello di molti altri paesi europei e è un fatto essenziale per capire, diciamo, come si garantisce la tutela dei diritti e la qualità dei servizi dentro le carceri. E aggiungo che sono contento di essere qui perché poi io sono un utente anche del vostro lavoro e dei vostri rapporti, delle informazioni che il lavoro di grande qualità che fate e proprio perché ne sono utente so che quello che facciamo noi è una cosa decisamente diversa in termini di come dire, metodologie adottate e solidità dei risultati in ambito sanitario, degli esiti in ambito sanitario che si ottengono. Però resto convinto che sia utile questo scambio di informazioni, di esperienze. Allora, cominciamo
Quello che vi racconterò oggi sono gli esiti delle osservazioni, delle visite che Antigone ha fatto in carcere nel corso del 2021. Nel 2021 abbiamo fatto in tutto 96 visite, le trovate qui distribuite nelle varie regioni del paese. È andata bene. Nel senso che l'anno prima ovviamente ne avevamo fatte molte di meno e le difficoltà per i nostri osservatori di accesso agli istituti erano state molto grandi. Nel 2021 le cose sono andate molto meglio, ciò non vuol dire che non siamo rimasti fuori dagli istituti in tante occasioni perché nella pandemia non si è certo fermata e i focolai in carcere certamente non si sono fermati. La situazione è stata soprattutto meno allarmante e come dire, aveva assunto a quel punto nel corso del 2021 una dimensione di ordinarietà, quindi non c'era il panico che in qualche modo anche stamattina è stato descritto, che noi abbiamo vissuto direttamente nei mesi della pandemia, la paura dei detenuti, la paura dei familiari, l'incertezza, credere a qualunque notizia catastrofica arrivasse perché tutto sommato non c'erano molti metri di paragone. Il 2021 è andato diversamente, ma ciò non toglie che nel momento in cui c'era il focolaio in istituto, c'era il cluster, noi restavamo fuori, per cui diciamo comunque non è stato un anno semplice per il nostro lavoro di osservazione, ma è andato benone e è importantissimo poter entrare negli istituti, guardare dentro, vedere quello che succede. È una possibilità che il Ministero della Giustizia ci dà dal 1998, se non ricordo male, è un fatto che dimostra un grado di apertura e di trasparenza del sistema penitenziario italiano che non è comune a tanti altri paesi europei e quindi diciamo è nostro dovere poi condividere le informazioni che raccogliamo grazie a questa opportunità. Un primo dato sono le presenze in carcere. Attualmente a fine aprile eravamo a 54.600 persone. E durante la pandemia i numeri sono scesi significativamente rispetto ai mesi subito prima, grazie a misure straordinarie adottate dal governo per contrastare la diffusione del virus in carcere, ma anche a uno sforzo straordinario di tutti gli operatori coinvolti anche nell'utilizzo delle misure precedenti, delle misure che già c'erano, quindi non solo straordinarie, ma anche ricorso straordinario alle misure ordinarie, che ha consentito un calo notevole delle presenze, perché ovviamente, diciamo, il tema sovraffollamento è un tema che fa pugni con la prevenzione della diffusione di malattie infettive. Non a caso, come sapete, il carcere è un luogo di prevalenza di malattie infettive diciamo, diverso e decisamente più allarmante rispetto ad altri ambiti delle nostre società. Gli stranieri in carcere a fine aprile erano il 30%. Più del 30%, questo però è un dato medio nazionale. Questo vuol dire che nelle carceri circondariali delle grandi città, soprattutto del centro-nord, questa percentuale sale tantissimo. A Firenze, nella città in cui molti di voi si trovano, al carcere di Sollicciano, questa percentuale è superiore al doppio. Quindi diciamo la presenza di detenuti stranieri e tutto questo, tutto quello che questo implica in termini, per esempio, un tema ovviamente per noi centrale, in termini della capacità di offrire percorsi di reinserimento sociale a persone con cui
Comunicare non è facilissimo perché non abbiamo mediatori interpreti, abbiamo una conoscenza parziale delle loro comunità di provenienza, per cui poi non sappiamo neanche tanto bene come funziona il percorso di inserimento lavorativo, di inserimento sociale dell'appartenente a quella comunità nazionale sul nostro territorio, perché ovviamente è difficile, ma chiaramente sono diverse che pongono sfide difficili anche in tema di tutela del diritto alla salute, di risposta alla domanda di salute. Le donne restano questa piccola minoranza della popolazione detenuta che vedete, il 4,2%, è un dato relativamente stabile nel corso degli ultimi anni, è una piccola minoranza che proprio per questo alla quale non è facile garantire, essendo numeri piccoli, generalmente in grandi istituti maschili, finiscono per restare un po' fuori nel cono d'ombra dell'erogazione, dell'organizzazione, prima di tutto, dei servizi, delle attività, e questo è un tema un po' uno dei principali problemi che caratterizzano la detenzione femminile in Italia e in molti altri paesi. L'affollamento medio ufficiale è il 107,5%, un dato basso rispetto a quello che abbiamo registrato negli ultimi anni. Quindi dove dovrebbero starci 100 detenuti, ce ne stanno in media più di 107. Però purtroppo un dato medio. Di nuovo, poi nel singolo istituto dove la persona è ristretta o dove l'operatore lavora, si possono trovare tassi, livelli di sovraffollamento molto più alti o molto più bassi di questo. Ci sono istituti che viaggiano sul 180%, per cui, come dire, il dato medio nazionale interessa fino a un certo punto, perché poi le persone non abitano un sistema penitenziario medio. Le persone sono detenute o lavorano in contesti singoli, e in quei contesti si possono trovare, ripeto, tassi di affollamento che raggiungono il 180%. E un primo dato importantissimo che credo vada messo in luce e che chiaramente rileva anche rispetto alla questione della tutela della salute delle persone detenute è l'età media di queste persone. Io qui ho messo a confronto nazionale medio del 2005 rispetto a quello registrato alla fine, quindi alla fine del 2005 e alla fine del 2021. Come vedete, il cambiamento è un cambiamento massiccio. Questa fascia più chiara che rappresenta i giovani adulti, diciamo, la fascia d'età sotto i 25 anni, come vedete, si è notevolmente ridimensionata dal 2000. 2021. Si è enormemente ridimensionata la fascia che era maggioritaria, quella delle persone tra 25 e 39 anni, e il risultato qual è? Che gli under 40, quindi la prima e la seconda fascia dal basso, che erano largamente maggioranza della popolazione detenuta nel 2005, insomma, si parla del 60% dei presenti, sono diventati minoranza. E quindi abbiamo una popolazione detenuta più avanti negli anni che dal nostro punto di vista pone molti problemi da punti di vista. Immaginate sistema detentivo come il nostro, che ha nella Costituzione stabilito che la finalità della pena è il reinserimento sociale. Immaginate quanto è più difficile l'idea di un reinserimento sociale una persona avanti negli anni rispetto a una persona giovane, la capacità di trovare, la capacità nel mercato del lavoro di assorbire una persona poco specializzata e avanti negli anni rispetto ad un giovane, la possibilità di costruire percorsi di formazione per una persona più giovane anziché per una più avanti negli anni. La difficoltà di costruire relazioni sociali, familiari, penso anche spesso queste persone detenute avanti negli anni, hanno alle spalle una vicenda familiare disgregata e
che a quel punto è molto difficile, come dire, fare marcia indietro. I giovani hanno più spazio di manovra anche su questo davanti a sé. Ma ovviamente anche la differenza in termini di domanda di salute è una differenza molto grande. E l'invecchiamento della popolazione detenuta è un fattore, diciamo, che comporta oneri, soprattutto per il sistema di salute, crescenti e preoccupanti. Basti pensare che in un contesto come gli Stati Uniti, dove, come molti sanno, c'è come dire, un ricorso alla carcerazione senza paragoni nel resto del mondo, cioè, pochissimi posti del mondo dove ci sono così tanti detenuti in rapporto alla popolazione come il carcere, come gli Stati Uniti, eppure alcuni stati hanno cominciato a adottare misure per far diminuire il numero di detenuti, misure di contrasto al ricorso al carcere a favore di altre misure non detentive, per gli oneri economici, per i costi di garantire il diritto alla salute. Perché una popolazione che invecchia fuori dal carcere, ma molto più velocemente, evidentemente, come vediamo dentro il carcere, è una popolazione che ha una maggiore domanda di salute a cui bisogna rispondere. E qui vi riporto alcune caratteristiche degli spazi detentivi che abbiamo visitato nel corso del 2021. Come vedete, nella prima riga in alto abbiamo trovato, la domanda era se la doccia, diciamo, nell'istituto che avevamo visitato c'erano celle senza doccia, era sempre presente, anzi, mi scusi, negli istituti che avevamo visitato era sempre presente la doccia nelle celle, e no, nella maggioranza degli istituti che abbiamo visitato c'erano celle senza doccia. Nel 30% degli istituti che abbiamo visitato c'erano celle in cui non era garantita l'acqua calda. E come vedete qui sotto, in una percentuale comunque significativa, attorno al 20%, c'erano celle in cui non era garantito il riscaldamento. Ci sono istituti in cui il riscaldamento non c'è, principalmente nel sud Italia, ma anche in quelli dove il riscaldamento c'è, questo non vuol dire che poi quando vai in istituto non trovi persone che magari sono in una cella dove il riscaldamento non sta funzionando da qualche tempo. Magari non c'è un altro posto dove portarle. Abbiamo trovato celle in cui i detenuti non avevano mediamente ciascuno 3 metri quadrati di spazio calpestabile. Anche questo, immaginate che problemi possa porre, celle in cui è complicato stare in piedi insieme tutti contemporaneamente. In un 30% degli istituti che abbiamo visitato, non tutte le persone avevano accesso settimanalmente a un campo sportivo o alla palestra. In molti di questi casi, perché un campo sportivo o una palestra non c'è, penso soprattutto agli istituti. Questi sono tutti condizioni che, come dire, comprimono la dignità della persona detenuta, i suoi diritti fondamentali, il diritto alla dignità, potersi lavare, c'entra con la dignità personale di ciascuno di noi, però ovviamente sono anche cose che hanno un impatto importante sulla salute delle persone, sull'igiene, sul rischio di diffusione di quindi potete, insomma, riguardano anche questo. Qui entriamo in una serie di dati che noi abbiamo raccolto relativi alla salute mentale in carcere, anche perché con la riforma, diciamo, col percorso progressivo di superamento degli OPG, di chiusura degli OPG, diciamo,
creazione del sistema delle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In qualche modo abbiamo un po' perso il quadro complessivo del tema salute mentale in carcere, perché come noi abbiamo auspicato a lungo, come riteniamo che sia giusto che sia, oggi della salute delle persone se ne fanno carico, tutte le persone detenute si fanno carico le ASL regionali. Però questo vuol dire anche che non c'è un sistema centralizzato di raccolta di informazioni. Oggi per noi, per una realtà come Antigone, sapere quali sono le dimensioni del disagio psichico in carcere è impossibile, non sappiamo dove trovare un dato aggregato ufficiale. E quindi ci siamo messi, visitando gli istituti, a chiedere allo psichiatra dell'istituto, a fare allo psichiatra dell'istituto una serie di domande, di cui questa è la prima, cioè quante persone hanno una diagnosi psichiatrica importante, e una diagnosi psichiatrica grave, e la risposta è raggelante, ci viene detto che più del 10% delle persone presenti ha una diagnosi psichiatrica grave. Capisco, diciamo, c'è stato prima in qualche modo, si è accennato al fatto che questo non sia un dato cui vi è consenso. Alcuni psichiatri stessi, perché poi queste diagnosi psichiatriche ovviamente vengono dagli psichiatri degli istituti, sostengono appunto che sia questa prevalenza così alta di patologie importanti. Chi fuori dovrebbe farsi carico delle persone con queste patologie sostiene invece appunto che si tratta di disturbi comportamentali mal interpretati. E quindi diciamo che non siano necessari interventi. Questo è uno dei problemi degli equilibri di questo problema, delle difficoltà di coordinamento davanti a questo problema, ma quantomeno dagli psichiatri degli istituti questo è il quadro che ci viene dipinto ed è un quadro spaventoso. Un'altra informazione che raccogliamo è quante persone assumono regolarmente stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi tra i detenuti presenti in istituto. E il dato medio che abbiamo raccolto è che il 29% dei presenti assume regolarmente farmaci di questo tipo. Di nuovo, un consumo esorbitante rispetto a quello che si registra nella società libera. Un dato che da una parte non può non preoccupare per le condizioni di salute di una popolazione che consuma questa quantità di psicofarmaci, però faccio notare un dato notevolmente più alto rispetto alle diagnosi psichiatriche più importanti. Quindi l'impressione, almeno questo dato segnala un rischio, cioè quello di una diffusione del consumo di farmaci, come dire, particolarmente elevata in rapporto al quadro diciamo, la quantità del disagio psichico recluso. Un ultimo dato che riportiamo è quello invece di. Questo dato è stato raccolto in maniera diversa, quindi ve lo devo presentare in maniera diversa. In quanti istituti più della metà dei presenti fa regolarmente uso di sedativi ipnotici e più della metà dei presenti, oltre il 50% dei presenti, in un terzo degli istituti del paese, oltre il 50% dei presenti fa regolarmente uso di sedativi ipnotici. Anche questo è un dato che non può non preoccupare, sia come dire, per la condizione di salute, ma anche evidentemente per le condizioni di
marginalità e disagio da cui queste persone provengono, spesso sono situazioni che nessuno seguiva, territoriali non conoscevano, non ne avevano, diciamo, non erano mai state affrontate, e potete immaginare anche con un po' di sforzo che difficoltà in termini di gestione di una comunità compressa, forzata e compressa, le difficoltà che si creano quando una parte di questa popolazione presenta problemi di questo tipo, una parte così significativa. E questo è un altro dato che volevo condividere con voi perché dà il senso comunque di un quadro sociale delle persone private della libertà che ne c'entra anche con la loro capacità di accedere a servizi di salute. Gli istituti in cui più della metà dei detenuti fa regolarmente colloqui, in cui quindi una componente ma significativa, maggioritaria dei detenuti, ha contatti costanti e significativi e stabili con la propria famiglia, di questo stiamo parlando, sono il 22%. In 22 istituti su 100 si ha una maggioranza di detenuti che coltiva regolarmente relazioni con la propria famiglia, ci si vede, come dire, e si mantiene viva una relazione familiare che altrimenti la detenzione tende a narcotizzare, a spegnere, a rompere. La detenzione rischia di rompere la relazione familiare. Nella maggioranza degli istituti italiani, quindi questo dato ci dice che sono una minoranza i detenuti che coltivano regolarmente, che fanno regolarmente colloquio con i propri familiari. Questo che significa? Significa che un sacco di detenuti, è un modo per dire che un sacco di detenuti sono persone sole. Ed essere persone sole non è solo una cosa, come dire, triste o deprimente, è anche una condizione che ci rende più fragili, rende meno attrezzati ad affrontare qualunque bisogno, qualunque necessità le persone abbiano. E molti possono contare solo sull'istituto, solo sul personale istituto, e questo rileva anche in tema di salute. Non ci si pensa, ma quando stiamo male, come dire, bussiamo a molte porte, ci voltiamo in tante direzioni cercando risposte. Non è un processo, come dire, lineare e meccanico. Vado dal mio medico, si mette in moto un meccanismo dove, come dire, io non devo fare altro. Non è così, questa è l'esperienza che ognuno di noi ha. Bisogna attivarsi in tante direzioni e fare tante cose. La persona detenuta queste cose generalmente non le può fare perché ha una libertà molto, molto, molto limitata, diciamo. Ha bisogno del personale per riuscire a fare più o meno qualunque cosa e non può fare affidamento sul sostegno e sull'aiuto dei familiari. E questo, come potete immaginare, è una ulteriore complicazione. Un ultimo dato che non c'entra con la condizione di salute delle persone detenute, ma che c'entra con tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora, riguarda il numero di carcerazioni precedenti che, ha avuto ciascuna persona detenuta in carcere, in questo caso, al 1 dicembre 2021. Le persone detenute in carcere, solo diciamo poco più del 30% delle persone detenute in carcere al 31 dicembre 2021 non c'era mai stata questa prima fase, non avevano carcerazione, erano alla loro prima carcerazione. Tutte gli altre, più del 60%, ne avevano e c'erano già stati da 1 a 4 volte, se non addirittura da 5 a 9 volte, se non addirittura più di 10 volte. Questo vuol dire che un carcere fatto nel modo in cui
vi ho raccontato fino ad ora, è un carcere che tra l'altro produce questo livello di recidiva, questo livello di persone che tornano e tornano e tornano. E questo significa numeri molto grandi, corsi di reinserimento efficaci ridurrebbero notevolmente la popolazione detenuta, ridurrebbero i numeri di queste persone che tornano e garantirebbero una maggiore sicurezza per i cittadini, perché significherebbe reati che non vengono commessi e ovviamente determinerebbero anche un livello minore di sovraffollamento, condizioni igieniche maggiormente vivibili, quindi anche una maggiore facilità anche di accesso a servizi di salute. E questo è il carcere che noi abbiamo osservato nel corso del 2021, quindi diciamo ancora pandemia in corso, assomiglia nei suoi dati più preoccupanti al carcere che conoscevamo prima della pandemia, purtroppo. Le novità sono molto poche, non sono particolarmente incoraggianti, e un po' questa era la fotografia che volevo condividere con voi. Grazie per l'attenzione e insomma. Restiamo a vostra disposizione in qualunque momento, anche via mail, per qualcuno di noi volesse mettersi in contatto con noi per avere informazioni ulteriori. Grazie ancora.